Tra gli aforismi, ne esiste uno che non ho messo in diapositiva, è il Divinum opus est sedare dolorem. Penso che prima della relazione del dottor Sollai, che viene adesso, subito dopo, al termine di quella del dottor Mameli, sia opportuno citarlo. Che forse vediamo che 2000 anni fa bastava una riga per sintetizzare il concetto di trattare il dolore, divinum opus est sedare dolore, cioè è cosa divina trattare il dolore. Adesso abbiamo forse bisogno di un'intera legge e chissà se quella legge viene applicata al 100%. Diamo la parola quindi al dottor Carlo Sollai, chiedendogli gli aspetti del dolore dal punto di vista psicologico, quindi una valutazione delle componenti psicologiche del dolore. Dottor Carlo Sollai è titolare del servizio psicologico, non so più se sia però al Manino o Brozzo, perché è in via di trasferimento. Ok, Carlo, valutazione delle componenti psicologiche del dolore. Dopo ti faccio anche un'altra domanda. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Appunto, io ho lavorato in questi 11 anni passati all'ospedale Marino e in particolare in alcuni anni, fino a circa 2 anni fa, ho lavorato in maniera intensiva dentro l'unità spinale, che quindi è una struttura in cui afferiscono da tutta la Sardegna i pazienti che hanno avuto lesioni spinali, di cui prima ha parlato appunto il professor Nurki, se non sbaglio. E quindi mi sono trovato nella condizione di domandarmi quale fosse il registro su cui parlare stamattina. Devo dire che ieri sera ho cancellato tutto quello che avevo scritto in precedenza perché mi ero accorto che parlavo a me stesso oppure a dei colleghi con cui solitamente discutiamo. Quindi parlavo di scale, di intensità, parlavo di tecniche e così via. Quello che ho cambiato è stata la necessità di poter dare due, tre, quattro informazioni di base, quattro riflessioni, alcune delle quali ho trovato anche stamattina esposte da altri colleghi. Ecco, allora, prima di tutto il dolore. Anch'io mi riferisco alla definizione internazionale dell'Associazione Internazionale del Dolore. Ed è importante questo perché ci dice poi che cosa possiamo fare e in che direzione andare. Perché il dolore è una sgradevole, questa è la definizione, una sgradevole esperienza sensoriale ed emotiva associata a un danno effettivo oppure a un danno potenziale, ma che comunque nella persona è vissuto come se fosse reale, a prescindere dal fatto che abbia poi una sede, una localizzazione. E qui, come vedete, ho messo a fianco uno dei quadri più famosi della, credo, più importante pittrice del Novecento, Frida Kahlo. Per chi potesse e volesse, questi giorni è iniziata, ha avuto inaugurata una mostra alle Scuderie del Quirinale. Credo che lei abbia molto da insegnarci sul dolore e come esprimere il dolore. Quindi un approfondimento, credo, anche a livello scolastico, forse non sarebbe male. Su questo, ma non vado oltre, se no il tempo davvero sarebbe, però è una, come dire, è un mio invito a conoscere bene Frida Kahlo e comunque tutti gli artisti che hanno avuto la capacità di esprimere i vari livelli del dolore, quello reale, perché lei aveva da piccolissima un'esperienza di dolore conseguente anche ad incidente grave e contemporaneamente anche tutto ciò che al dolore era correlato, e lei ha avuto la capacità di trovare delle strade per esprimerlo e sopravvivere e non impazzire. Quindi il dolore, sempre nella definizione internazionale, è comunque un'esperienza soggettiva e questa è anche la difficoltà poi di misurarlo, no? Cioè perché in medicina ormai si misura quasi tutto, però non necessariamente tutto ciò che misuriamo corrisponde a un'esperienza oggettiva.
Molte persone, infatti, riferiscono dolore anche in assenza di danno tissutale o di cause fisiopatologiche. Ecco, e qui io avevo inserito, ma non lo faccio, lo indico soltanto, esistono delle scale di valutazione che indicano non solo l'intensità, ma anche le particolarità con cui il paziente, la persona esprime o riesce a intuire o a comunicare ancora meglio che cosa sta vivendo, perché noi non lo vediamo il dolore rappresenta una forma, tra le altre, tra gli altri significati che ha, una forma di comunicazione, una comunicazione interna alla persona, cioè che comunque dice che c'è un'esperienza negativa in corso a livello organico, ma potrebbe anche non esserci, comunque non esserci un danno organico. Ecco, da quella definizione, cioè che il dolore, allora, andiamo al concetto di sofferenza. La sofferenza non è un termine generico o così semplicemente romantico, la sofferenza è un termine che ha un grande significato nella gestione clinica della persona, perché la sofferenza è quella parte della risonanza che le emozioni hanno su ciò che noi stiamo sperimentando. E le emozioni, detto in maniera molto breve, le emozioni non pensiamole anche queste romanticamente, le emozioni sono delle risposte fisiologiche dell'organismo a delle situazioni specifiche, stressanti. Le emozioni hanno avuto un ruolo nella sopravvivenza del genere umano, in generale di tutti i primati. E le emozioni hanno sede nella parte più arcaica del nostro cervello, e questo è importante da capire perché... Lasciamo questa, qui descrivevo il fatto che ci sono molte patologie psichiatriche, molte psicopatologie che sono legate a vissuti di dolore molto intenso, ma non mi pare il caso di prendere. Allora, come noi possiamo valutare dal punto di vista chiaramente più professionale e psicologico l'esperienza di dolore? Parliamo di esperienza di dolore e non di dolore in quanto tale, in quanto il dolore in sé non esiste se non attraverso una comunicazione che ci fa una persona. E quindi quello che dal punto di vista psicologico dobbiamo cercare di valutare è: quale influenza ha il dolore sulla vita della persona? Perché la parte emozionale, quindi la risposta emozionale allo stress prodotto dal dolore, implica poi anche addirittura una amplificazione che può essere non solo altissima, ma addirittura totalizzante, cioè impedisce in pratica. Se l'emozione che è associata al dolore diventa e non è gestita, non è presa in carico, questa emozione può diventare indipendente dal dolore stesso che può averla originata o alla quale si era associata e diventare essa stessa una patologia che è difficilissimo da gestire. Quindi quello che dobbiamo fare intanto è capire la base organica ma anche il vissuto associato, il vissuto associato. E chiaramente quindi, perché se l'emozione è talmente alta e totalizza totalmente l'esperienza, l'emozione non fa entrare il pensiero, cioè se io ho un'emozione talmente grande di angoscia, di rabbia, di solitudine e così via, questa emozione non permette neanche di collaborare alle cure, e questo i clinici lo sanno. E sanno anche che l'assenza di collaborazione, cosiddetta compliance alle cure, può determinare proprio un circolo vizioso di aumento. E quindi, quali sono le emozioni prevalenti? L'impotenza, cioè non sono, soprattutto nel dolore cronico e neuropatico di cui si è parlato poco fa, l'impotenza, la rabbia, l'angoscia, la perdita, ognuno di questi avrebbe bisogno di un convegno a sé. E i pensieri prevalenti associati alle emozioni sono solo: nessuno può capirmi, nessuno sta peggio di me. Sono, guardate, detto adesso così sembrano esperienze esistenziali, lo sono. In realtà sono derivati anche dagli studi a livello internazionale che si fanno su ciò che poi sul dolore è correlato. Allora, e quindi la seconda parte. Sì, i punti focali comuni dell'intervento psicologico sulle persone che hanno dolore, quindi sul dolore. Quando parlo di intervento psicologico io mi riferisco a due cose dette in maniera schematica. Una è l'attività dello psicologo in una struttura, in questo caso è chiaro che parliamo di un dolore nell'ambito ospedaliero o comunque di un dolore che
deve essere gestito in ambito ospedaliero. Però l'intervento psicologico, se avviene in un sistema di cura, cioè quindi in un gruppo di operatori che non praticano la gestione, per esempio, dell'attenzione, se il sistema di cura non è attento, non è sufficientemente organizzato, l'attività dello psicologo produce poco o addirittura può essere controproducente. Comunque, premesso che si può avere un buon gruppo, all'interno di questo che cosa non fare? Intanto, qualcuno l'ha detto anche prima, consolare. Perché se io mi metto a consolare qualcuno che sta facendo un'esperienza spesso cronica o comunque ormai invalidante, consolare aumenta in lui i vissuti di solitudine. Quindi amplifico ulteriormente l'esperienza di dolore e le sue conseguenze. Minimizzare o banalizzare della serie, dai non pensarci, non preoccuparti, dai una cosa che passa. Questo molte volte in unità spinale davanti a pazienti tetraplegici, quindi che muovevano giusto il collo, sentivano degli amici che impietriti dalla possibilità di capire cosa era giusto dire, e dai non pensarci, lascia perdere, vedrai che, come. E lì io poi sperimentavo con questi pazienti la rabbia profonda, ma soprattutto il senso di solitudine. E poi una cosa che non bisogna fare è avere quel senso di paternalismo, di protezione, che spesso purtroppo, devo dire anche, noi psicologi ci troviamo anche con i colleghi medici a dover, perché il medico spesso ha difficoltà ad affrontare in maniera aperta cosa significa comunicare anche le parti cattive e le aspettative non buone. E quindi invece non informare cosa succede a livello cognitivo in questo caso, cioè in pratica noi siamo a livello mentale, detto banalmente, non banalmente, detto in maniera sintetica, funzioniamo così. Noi abbiamo sempre bisogno di non avere buchi nelle nostre rappresentazioni mentali, cioè in pratica mi devo sempre dare delle spiegazioni. Se io non ho delle informazioni corrette, anche potenzialmente deprimenti, io me ne costruisco di altre, arbitrarie. E questo è ancora peggio. Quindi cosa succede? Che se io non ho qualcuno che gestisce e prende in carico la condizione in cui mi trovo, cosa succede? Che si può sviluppare, questo nei reparti, almeno nei reparti con cui io ho lavorato in questi anni, c'è molta aggressività spesso nei confronti degli operatori, in particolare degli infermieri, perché poi sono soprattutto quelli maggiormente a contatto diretto con la quotidianità del paziente, la lamentazione, cioè pazienti che comunque continueranno, il senso di isolamento, ma anche il ritirarsi proprio dalle relazioni, e la depressione che può diventare depressione clinica, quindi anche qualcosa che va gestito in altro modo. Cosa fare? E qui sto terminando. Fare, quindi, detto anche qui, scusate, ma ho cercato di rendere proprio in quattro frasi ciò che può essere davvero una indicazione generale, in particolare degli operatori che lavorano nel reparto, ma poi comunque di chiunque si trovi a dover prendere contatto con l'esperienza dolorosa. Quindi, ascoltare in modo interattivo e non giudicante, cioè in pratica devo entrare nella tua esperienza per quello che, cioè della serie, come posso dirlo in pratica, non la prima cosa che mi verrebbe, dai, non pensarci, lascia perdere. Intanto il non pensarci dal punto di vista psicologico, scientifico, è il peggio che possa succedere, perché addirittura si amplifica l'esperienza traumatica. Ma per esempio un atteggiamento, detto in parole povere, può essere: io se fossi al posto tuo reagirei così, non ti capisco, ma se fossi in te, quindi non posso far altro che dirti, se vuoi ti sto vicino. E già questo, guardate che paradossalmente, attiva tantissimo. Quindi, ascoltare non giudicante è molto importante. Favorire la verbalizzazione. Perché? Perché le emozioni, abbiamo detto, sono delle risposte fisiologiche che sono gestite da aree arcaiche del nostro cervello. Noi dobbiamo usare anche la parte più evoluta del cervello, la parte corticale. E quindi significa che dobbiamo aggiungere alle emozioni dei pensieri, cioè una parte cognitiva, e questo serve a diminuire, a sgonfiare il potere delle emozioni, quindi anche l'amplificazione del dolore. E poi credere al paziente, ma non è un credere perché io ti credo, credere perché la sua esperienza in quanto soggettiva è da prendere come data, e questa è l'ultima. Ecco, quindi informare
è fondamentale. C'è una barca di studi sul fatto che se io do una buona informazione, questa informazione significa anche dare al paziente, per esempio, l'idea dei passaggi che ci saranno e anche quello che non si potrebbe fare, però mette il paziente nella condizione di sapere con che cosa deve vivere, con chi deve lavorare, cosa può fare, cosa rimane e cosa non può fare. E quindi chiaramente potrebbe avere una risposta di tipo che noi chiamiamo depressione fisiologica, che è una depressione sana, perché significa che davanti a un problema io sto male, ma sto male non a livello di farmi idee sbagliate, non pensare più agli altri, focalizzarmi solo su me stesso, ma che comincio a entrare in relazione con gli altri malgrado il mio dolore, quindi prendere in mano anche un progetto di cura. E quindi, soprattutto, questo è un discorso molto difficile con i colleghi medici, che spesso vedono la risposta depressiva in quella fase come una risposta patologica e non evolutiva. Questo è fondamentale, fa la differenza, perché io devo saperla gestire una risposta depressiva fisiologica, perché è congruente con quello stato del paziente. Se fosse euforico, francamente, penserei davvero male. E l'ultima cosa, quello che si chiama l'empowerment, cioè quindi attivare le risorse sane del paziente, questo è un lavoro, le strategie di coping, quindi tutto ciò che significa riorganizzazione cognitiva nel paziente. Spero di non aver sforato troppo e di essere stato... A proposito, sono uno che ha fatto il dettori e viveva la guerra. Comunque abbiamo vinto noi.